Stasera il consiglio comunale si farà. A riposto è stata accantonata l'ipotesi di un rinvio della seduta. Dunque stasera si procederà con l'attività ispettiva con la folta opposizione pronta ad aprire la propria mitraglieria contro l'amministrazione comunale. E poi si andrà alle elezioni delle commissioni consigliari permanenti, che saranno rifatte ex novo per la terza volta in meno di 9 mesi. E basta solo questo dato per dimostrare la grande vivacità del clima politico ripostese. Intanto la questione liberi consorsi diventerà sempre più centrale nel dibattito politico marinaro. Domani il presidente del Consiglio Comunale Mariella Di Guardo accompagnerà il sindaco Enzo Caragliano al vertice di Taormina per il libero consorzio Taormina Ionio Etna. Il primo cittadino continua a puntare forte sull'asse con Taormina, mentre Carmelo D'Urso e il resto dell'opposizione sono pronti a discutere in aula la loro proposta, che invece prevede un consorzio più etneo con a guida cireale. Al momento però nessuna delle due proposte godrebbe del favore dei 2/3 del Consiglio Comunale, condizio sine qua non previsto dalla legge.